Buonasera e benvenuti a una nuova trasmissione di Pianeta B, la trasmissione parlata e non urlata in diretta come sempre il martedì sera su Telecentro 2, canale 94 e poi moltissime repliche per quanto riguarda il canale TC2 Sport, ovvero il canale 272. Buonasera da Maurizio Zini, una grande partenza possiamo dire del campionato che ha visto vittorioso lo Spezia sull'Empoli, un buon pareggio del Pisa a Salerno e poi ancora una netta sconfitta per 2-0 del Livorno in casa contro il Cittadella. Ma ne parliamo subito con Marco Morelli. Buonasera a tutti. Perché squadra che vince, come si usa dire, non si cambia. Si cambia. E quindi diamo il bentornato e bentrovato a mister Riccardo Marmugi. Ciao Maurizio, buonasera a tutti. Poi avremo modo di parlare anche con un tuo professore, vedrai che poi ti accontenteremo anche te. Un altro mister, lui, Marco, dove ha trovato squadra? A provincia di Fornacete. A Fornacete, per il settore giovanile, se non sbaglio sentiamo un importante. Po'. Mister Claudio Leoni. Buonasera a tutti. Categoria? Juniores. Juniores? Sì, ma hanno anche la prima squadra che fa la prima categoria. Sì, la prima squadra fa la prima categoria, è allenata da un mio ex giocatore, Lido Malasom, che ho avuto sia nella parentesi di Pisa, settore giovanile, e sia nei due campionati vinti a Calcinaia di seconda categoria e prima categoria. Allora io saluto invece il presidente, che lo conosco molto bene, quindi Luca Baldi. Luca Baldi, sì. Ciao, grande presidente. E poi la nostra colonna portante, caro Marco Morelli, un altro Marco, Marco Materassi. Buonasera a tutti e bentrovati ai nostri telespettatori. Allora partiamo subito Marco con risultati e classifiche, sì. Grazie. Allora Spezia Empoli 1-0, Cosenza Entella 2-1, Crotone e Chievo Verona 1-1, a Livorno Udine Cittadella batte Livorno 2-0, Pescara Juve Stabia 3-1, Salernitana Pisa 1-1, Trapani Frosinone 0-0, Pordenone Venezia 0-0, a Cremona Benevento batte Cremonese 1-0 e l'Ascoli è sconfitto in casa dal Perugia per 1-0. Per una classifica che vede sempre al comando il Benevento con 72 punti, seguito dal Crotone a 50, Frosinone 48, Spezia 47, a 46 punti Cittadella e Pordenone, 43 Salernitana, Chievo a 42 punti, Empoli 40, Perugia a 39, Entella e Pescara 38, Pisa 37, Juve Stabia 36, Cremonese e Venezia 33 punti, Ascoli 32, Cosenza 27, Trapani 25 e Mai Livorno chiude la classifica a 18 punti. Ormai questo Livorno, poi ne parleremo ovviamente più avanti, ma questa sconfitta, caro Marco, è proprio inefficia un po' tutto quello che abbiamo detto nelle settimane scorse. In settimana, sì, ci voleva subito due o tre risultati utili per magari riaccendere un po' la speranzella del... anche se era difficile. Ha provato Ferrari, ci hanno provato qualcuno, ma non però con questi, con questa sconfitta secondo me chiude definitivamente il cammino degli Amaranti verso un play out magari. Allora sentiamo invece il punto di Marco Materassi, questo Benevento che allunga ancora di due punti sul Crotone e poi arriva nettamente questo Spezia di mister italiano che, ricordiamo, le voci li danno vicino anche all'ACF Fiorentina. Buonasera a tutti, il punto del campionato. Di fatto potremmo dire che da dove si era finito si rinizia, con il Benevento che vince, con lo Spezia che fa suo un derby dove forse il pareggio era il giusto risultato e dove perde stranamente un'occasione il Crotone, come la perde il Pordenone e in fondo... A testimonianza di come disse anche correttamente Claudio la volta scorsa, c'è un grandissimo equilibrio nelle squadre che lottano per la salvezza, dove in questo campionato l'ultima può battere veramente, a parte purtroppo il Livorno, anche la prima. Lo testimonia il pareggio che il Trapani largamente meritato con il Frosinone, lo testimonia la stessa sconfitta di misura della Cremonese con un gol sbagliato clamorosamente al 94esimo del pareggio con il fortissimo Benevento. In fondo non c'è nessuno che molla. È di oggi una notizia che poi Marco confermerà dell'avvicendamento dell'Ascoli dell'allenatore, risolve Zanetti, Abascal è durato come una rosa d'inverno, Dionigi ha preso il posto, l'Ascoli che aveva la possibilità con due partite interne di riagganciare il treno playoff con due sconfitte ora guarda molto ma molto in
indietro la lotta per la salvezza. È un campionato veramente bello, purtroppo con l'unico assente del Livorno che anche questa volta è, come negli Oscar, attore non protagonista. Marco, sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo con Marco. Io, anzi, fossi Spinelli, io manderei a casa tutti quelli sotto contratto, come Viviani, Secche, e addirittura i Brache, Mazzeo. C'è stata un po' una voce, dice, e giocavo con i giovani, sì, io parlo di tifoseria, i giocatori nostri, e per magari per valorizzarli e finire per vedere se in altro anno sono buoni per la C, magari inserendo magari Bobe e Bogdan e qualche vecchio, anche perché a questo punto qui è inutile che rimangano a giocare quando ormai il destino è segnato. È questo. Allora, vogliamo anche salutare, ovviamente purtroppo ci hanno lasciato Mario Corso e Pierino Prati, quindi due grandi campioni che ricordano molto la mia infanzia, caro Marco. Sì, due grandi campioni, appunto oggi guardavo, infatti su 58 c'era sì, Milan Celtic, che quando vinse la Coppa Campione del Milan nel 68 fece gol appunto Pierino Prati, un grande gol, appunto sì. Quell'intervista a lui, a Cudicini, insomma, dei bei ricordi. Ottimamente. Invece parliamo un po' ora che stiamo cercando di collegarci subito con Tele Liguria Sud, con il nostro collega Enrico Lazzari. Empoli-Spezia, ovvero Spezia batte Empoli 1-0, mister Riccardo Marmugi. Sì Maurizio, sai, quando c'è una ripresa di campionato del genere ti devi aspettare un po' qualche sorpresa. Quello che mi ha un attimino così preoccupato è come non è tanto la sconfitta, perché nel calcio bisogna sempre aspettarsi un po' di tutto, però vedendo la partita, la gara con dei ritmi molto bassi, una gara giocata quasi a non facciamoci male, la sensazione era questa. È vero che le due squadre avevano due sistemi di gioco che si annientavano un pochino l'una con l'altra, la cosa che mi ha preoccupato è proprio in che modo l'Empoli ha subito quella rete. Ne parlavamo prima con Claudio, non è stata un'invenzione del calciatore, un'invenzione di un singolo, lì è stata una disattenzione di un intero reparto o quasi due reparti, e dove addirittura io ho visto 8 giocatori dell'Empoli dietro palla contro 3 giocatori dello Spezia. Cioè non puoi perdere le partite per questi tipi di giocate, assolutamente. Questo mi preoccupa. Allora, vediamo un po' chi ha seguito, ovviamente Spezia-Empoli. Ci colleghiamo con Enrico Lazzari. Ciao Enrico. Questo Spezia di mister italiano batte anche l'Empoli, arriva veramente nella zona nobile del campionato di Serie B. Ma guarda, un po' tutti questa partita, perché le ripartenze dopo un sacco di tempo sono sempre difficili, perché soprattutto questa volta, perché non si capisce bene come i giocatori possano, diciamo così, adattarsi anche ai carichi di lavoro che arriveranno in questo periodo, una partita dietro l'altra. Lo Spezia, peraltro, ha sofferto in maniera particolare l'ultimo periodo, gli ultimi 20 giorni, perché si sono infortunati i fratelli Ricci, che sono due giocatori molto importanti per l'italiano, ed entrambi ne avranno ancora per un po' di tempo. Di Gaudio non era disponibile perché anche lui ha un fastidio. Bidawi era in ritardo di preparazione per un sacco di problemi suoi. Ramadan è andato in Marocco, è tornato, ha dovuto fare 15 giorni di quarantena. Insomma, praticamente lo Spezia regalava, tra virgolette, ad un Empoli molto forte 4 giocatori molto importanti, soprattutto per le rotazioni offensive. Nonostante questo, il mister è riuscito a tenersi almeno uno buono per le rotazioni, che è appunto Antonino Ragusa, che poi è stato quello che è andato a decidere la partita. Sì. No? Sentivo il commento adesso del non so se è un collega, mister. Sì, esatto, mister Marmugi. Che parlava di disattenzione della difesa. Certamente c'è stata anche la disattenzione dalla difesa dell'Empoli, che in quel momento ha lasciato soprattutto crossare Marchizza da una posizione di campo che può diventare molto temibile, perché sappiamo tutti che i cross alle spalle dei difensori sono sempre molto difficili da controllare. Poi c'è stato l'errore del terzino
che era diciamo, rispetto ai compagni centrali, era più arretrata e quindi ha tenuto in gioco Ragusa. Certo, quello è stato un errore dell'Empoli, però devo dire che in una partita giocata a ritmi bassi, soprattutto nel primo tempo, quando le squadre dovevano ancora prendere magari un pochino la gamba, devo dire che mi aspettavo qualcosina in più, però dal punto di vista della, come dire, della voglia di provare ad offendere da parte dell'Empoli, che nel primo tempo mi è sembrato un po' timido. Lo Spezia ha tenuto il pallino in gioco, è vero, le occasioni sono state poche per tutte e due le squadre, però ecco, a parte due o tre ripartenze non ho visto quell'Empoli che invece mi sarei aspettato più alla ricerca di una vittoria, anche perché ovviamente essendo in una posizione di classifica lì a ridosso dei playoff deve cercare secondo me di vincere più partite possibili per cercare di guadagnarsi una posizione playoff e meglio se chiaramente una posizione migliore possibile. È chiaro che lo Spezia da questo punto di vista ha ricominciato da dove aveva finito, cioè una squadra che prova sempre a giocare. È vero anche che c'è stato un periodo nel secondo tempo, quei 10 minuti che hanno preceduto il gol di Ragusa, nel quale l'Empoli è riuscito a battere 4-5 calci d'angolo, sembrava quasi che stesse prendendo in mano la partita di più o che stesse sfruttando soprattutto quello che in queste partite vedremo tante volte, secondo me, nel secondo tempo, cioè con la girandola delle sostituzioni, giocatori magari un po' più stanchi e un po' più freschi che magari possono invertire anche l'andazzo di una gara. Sì, Marco, infatti Italiano è molto contento della prestazione che hanno fatto i suoi, dice, contro una squadra fortissima e Mastino tra i migliori in campo. Io, Enrico, non ho visto un grande Empoli, secondo me, cioè, per la squadra che è poteva fare di più, e invece ho visto i voti della Spezia su tutti i maggiori quotidiani sportivi, tutti 6,5-7, insomma, di Bartolomei a Mora, da Mastino, da Marchizza, insomma una Spezia che ha giocato, cioè, su buoni ritmi e buoni livelli. Ma su questo, come ti dico, sono d'accordo, perché è difficile che la squadra italiana non provi sempre a giocare la palla. Questa è una cosa che in questo periodo del campionato, cioè in un periodo in cui si giocherà ancora a porte chiuse chissà per quanto, noi ovviamente siamo qui a sperare che al prima possibile ritorni il pubblico, perché onestamente vedere gli stadi così quando si gioca, io nel primo tempo a vedere quei ritmi, insomma, anche abbastanza lenti, sì, forse sì, dovuti anche alla mancanza del pubblico, oltre che ovviamente al fatto che i giocatori non giocavano da tanto tempo, insomma, fa fatto veramente tristezza, perché il pubblico è l'essenza del calcio, insomma, abbiamo già fatto mille volte questi discorsi. Certo è che la mentalità della squadra lo Spezia l'ha mantenuta anche in questa ripresa, e questo è sicuramente il segnale più positivo per l'Italiano, al di là dei partecipanti, sì, sì, perché come dicevate voi, forse solo un paio sono stati un po' sottotono, soprattutto direi in Zola e un po' Maggiore, forse gli altri hanno giocato tutti su ottimi livelli. Marchizza si è inventato questo cross molto bello per il gol di Ragusa che sta, nonostante abbia saltato anche diverse partite, perché ricordiamolo, prima della sosta per il lockdown lui era infortunato, quindi lo Spezia lo ha recuperato, ma aveva già saltato diverse partite. Nonostante questo è capocannoniere della squadra ed è un giocatore che, nonostante diciamo faccia all'esterno da sempre, ha un fiuto del gol che è quasi da centravanti. Sì, ha fatto 8 reti, no? Da questo punto di vista è una arma importante per l'Italiano. Tra l'altro, Enrico, anch'io ho visto la partita, è veramente una cosa surreale. Vedere una partita di calcio, soprattutto di Serie B, Serie A, insomma, campionati professionisti, senza pubblico. Addirittura, ne parlavo prima anche con mister Marmugi, io ho perso anche tante volte la palla perché la telecamera è anche contro sole, quindi non si vede neanche il pallone. E chiedo proprio a mister Marmugi se è d'accordo con quanto la disamina di Enrico. Sì, sono, diciamo, abbastanza d'accordo con Enrico, perché devo dire anche, anzi aggiungerei, un atteggiamento che a me non è piaciuto molto da parte dell'Empoli, o meglio da parte di Marino, perché
L'Empoli, rispetto a tutte le altre gare che ha disputato, che ha sempre cercato di giocare e di mettere in campo un 4-3-3, lui dopo alcuni minuti ha subito, anche se alla televisione se ne sono accorti al 60esimo, però l'Empoli è passato dopo un paio di minuti subito a un 4-2-3-1, perché ha mandato subito il giocatore... ora mi sfugge il nome, lo biondino il numero 8, a fare il trequartista, a togliere il Frattesi. Esatto, a togliere il gioco dello Spezia. Tant'è che nell'intervista poi Marino l'ha spiegata sta cosa, perché sì, sapevano benissimo che il mediano basso, che era il costruttore di gioco, che era l'uomo che maggiormente veniva ricercato, lui ha preferito immediatamente andare a spostare Frattesi su lui. E questo ti fa capire che Marino ha impostato una situazione di gara dove ha pensato prima di tutto a non far giocare lo Spezia e non a andare a giocarsi la partita. Questo è l'atteggiamento. Però ripeto, credo che nell'economia della gara, nei 90 minuti, sia stata una partita dove lo 0-0 dava la sensazione che stesse bene a tutti. Il problema è che in quelle gare lì, sapendo che i ritmi non possono essere alti, perché l'ha già spiegato anche Enrico, la situazione che la mancanza del pubblico è una situazione che ci dovremo purtroppo, ahimè, anche abituare, perché la situazione è questa. Quindi i calciatori sono professionisti, devono entrare in campo con degli atteggiamenti sicuramente ben diversi se vogliono mirare a ottenere delle prestazioni importanti. E quindi quelle gare lì vengono risolte da degli errori. E l'azione del gol dello Spezia, senza togliere niente ai meriti dei calciatori che hanno partecipato, è un grave errore che l'Empoli ha commesso, perché a vedere 8 giocatori dietro palla, con soprattutto il difensore centrale e l'esterno Fiamozzi mal posizionati per quello che era la lettura della situazione, insomma, non siamo in prima categoria, siamo in Serie B, scusate, con tutto il rispetto naturalmente per il merito allo Spezia, attenzione. Quindi sono pienamente d'accordo con Enrico Lazzari. Sì, no, la disamina sul discorso dell'atteggiamento l'avevo già detto anch'io prima, certo. Io sono stato un po' deluso onestamente da questo atteggiamento. È vero che, devo riconoscerlo, anche l'anno scorso in alcune partite lo Spezia di Marino, che noi ovviamente conosciamo bene, essendo stato il nostro mister per tutto l'anno scorso, qualche volta fuori casa andava a cercare di varcare gli avversari più che di provare a giocare. È vero che tatticamente bisogna preparare le partite, perché ormai sprovveduti non ce ne sono gli allenatori, cioè non è che l'italiano non prepara la partita per andare ad attaccare l'avversario magari dove è più debole, oppure per cercare di limitare magari un giocatore o più giocatori che nell'altra squadra possono essere pericolosi. Però lo fa sempre in una maniera costruttiva, cioè lo fa sempre magari andando ad attaccare la squadra avversaria 20-30 metri più avanti per prendere palla subito, lo fa in maniera di chiudere le linee di passaggio. Ecco, la diversità che noto tra Marino, che forse nel corso degli anni da più spregiudicato è diventato un po' meno spregiudicato, forse perché è diventato più un allenatore all'italiana, diciamo così. Io me lo ricordavo anche più spregiudicato, onestamente. L'anno scorso mi sono reso conto che in alcune partite andava più a cercare magari di limitare prima gli avversari per poi provare a vincere. E onestamente quest'anno invece devo notare come italiano provi assolutamente a vincerle tutte. È chiaro che poi può capitare anche di perderle, però fuori casa lo Spezia, a parte il primissimo periodo, fuori casa e anche in casa ovviamente, lo Spezia ha perso solamente poi, dopo una striscia lunghissima di partite, ha perso a Benevento per un'espulsione assurda che assolutamente non ci stava, lo Spezia era in vantaggio e stava dominando la partita, e poi ha perso solamente quella l'ultima partita prima del lockdown contro la Juve Stabia, che è stata secondo me la sconfitta più meritata di tutto il periodo, ma ci sta la partita storta, insomma. Io credo che il fatto che lo Spezia tenda a giocare tutte le partite per vincere può essere un vantaggio in un campionato dove il fattore campo magari è meno importante. Certo.
Marco Materazzi, il tuo papabile allenatore della Fiorentina, oggi ovviamente mister italiano è a Spezia, insomma abbiamo sentito e abbiamo fatto anche, grazie alla collaborazione dell'ufficio stampa dell'Empoli, le due interviste che sono in onda anche su TC2 Sport canale 272. Questo quarto posto se lo merita? No, io concordo con quello che ha detto sia Enrico, che conosce le vicende di casa Spezia come le sue tasche, e con il commento che ha fatto anche mister Marmucci. La cosa che sorprende, qui faccio un inciso che Enrico è parzialmente interessato, cioè l'Empoli veramente, cioè in questo calcio virtuale, tra l'altro senza pubblico, con questo orario delle 5 che, ma di giugno, è preoccupante o no? In genere le squadre che hanno tecnicamente più valore a ritmi lenti vengano fuori, e invece l'Empoli. E poi l'Empoli, nonostante il discorso splendidamente giusto della tattica del non giocare per vincere, ma prima cercare di contrastare, viene da un periodo, anzi avanti lockdown, dove ha perso in casa con il Pordenone, vinse una partita miracolosa a Cremona, pareggia col Trapani. Cioè, questo attacco di gente che sulla carta è fortissimo, stenta, perché un gol col Trapani da raccontare. A Cremona perdeva, la rimette in fondo in maniera miracolosa. Perde con il Pordenone pur giocando bene, a Spezia perde non creando un granché. Insomma, la spinta di Marino, che all'inizio sembrava avesse trovato le misure, ora è chiaro che c'è 3 mesi di sosta, questa è la prima, poi capace che venerdì già riprende il percorso. Però stiamo attenti, perché poi le partite che mancano per entrare in quel giro che conta, cioè questi per lo Spezia sono 3 punti pesantissimi. Cioè anche se il pareggio poi alla fine poteva starci, ma 2 punti in più a questi chiari di luna è come uno che ha sete e trova l'acqua, è uno che trova chiuso il bar per ferie. È importante, ecco. Questo Enrico volevo dire. Poi italiano ormai ne parlano tutti e c'è poco da fare. C'è una bella pubblicità. Io non dico che verrà a Firenze o meno, però come scommessa... Sì, però ti si vede con la maglia viola in studio. Come sempre, omaggio, omaggio a dopo viste. Io spero che una volta Enrico ce lo faccia intervistare in diretta. Un paio poi ci chiederemo la sua collaborazione sicuramente. Vero Enrico? Ma guarda, io adesso... Mi piace adesso non parlare di mercato, di futuro, anche perché poi oltretutto sapete tutti che insomma lo Spezia era praticamente, a parte apparizioni, ma era ancora, non so ancora se era la ufficiale, insomma negli anni 30, fine anni 20, primi anni 30, poi non c'è più stata, no? Quindi cioè, parlare noi di Serie A è una cosa assolutamente talmente grande che non ci aspettiamo, no? Ma non che non ci aspettiamo di andarci, ma che sarebbe per noi una cosa straordinaria, no? E onestamente io adesso parlare di dove andrà italiano, di no, cosa succederà, cioè, sai quando vai a cercare, no, il ferro da toccare, il legno, qualsiasi cosa, no? Perché onestamente credo che un mix così importante tra giocatori che hanno fame, giocatori giovani importanti, giocatori più anziani di qualità, eccetera, non è facile mettere insieme giocatori del genere e soprattutto trovare un gioco di squadra come il mister ha trovato, anche perché se noi andiamo a cambiare gli esterni, cambiamo i centrocampisti, cambiamo difensori, non tanto perché meglio non cambiarli tanto, però ad esempio l'altro giorno ha giocato Vignali invece che Ferrero, ha giocato benissimo anche Vignali, cioè, però ecco, centrocampo e attacco tu li cambi, lo Spezia ha sempre la solita mentalità, gioca sempre nello stesso modo, crea sempre tanto, cioè è una squadra che è inutile dire, l'allenatore ha plasmato in maniera importante, soprattutto ha una mentalità, ha un sistema di gioco che ormai recita a memoria, e poi tutti i giocatori si impegnano alla stessa maniera, sono, è vero, l'italiano è un martello, dicono, no? Dicono, lo conosco, ormai lo conosciamo, quindi i giocatori, non dico che sia come Conte, forse, però in certe cose ci va vicino, no? È un allenatore che ti martella di continuo, però vedo che il lavoro di martellamento che ha fatto è stato assolutamente un lavoro che ha creato un qualcosa di straordinario. E quindi, e qui concludo, è chiaro che quando si creano tutte queste circostanze, se lo Spezia non avesse fatto così pochi punti nelle prime 7-8 partite, ora sarebbe probabilmente
vicino, non dico vicino al Benevento, ma sarebbe, che ne so, 10 punti avanti e quindi avrebbe già ipotecato il secondo posto. Questa è la realtà che dice il campionato. È chiaro che non si può, il campionato va giocato tutto e quindi evidentemente se sei partito male, cavoli tuoi, però devo dire che molto probabilmente se fossimo partiti meglio sarebbe un altro discorso. E quindi chiudo dicendo che questa è un'occasione straordinaria per una tifoseria che non ha mai vissuto la Serie A. È veramente un anno in cui ci si può veramente provare in maniera importante. Peccato non poterlo fare col pubblico al campo, ma esatto. Noi ci auguriamo sempre che qualcosa cambi da luglio, anche se è notizia di oggi che pare che il comitato tecnico scientifico abbia bloccato i 70 giornalisti al campo. Volevano fare questo implemento, diciamo, aumentare da 10 a 70 giornalisti, come chiedeva la Serie A a gran voce, perché molti colleghi non riescono a entrare nei campi nemmeno a vedere le partite. E questo, secondo me, lasciatemelo dire, in stadi vuoti è assolutamente assurdo che i colleghi non possano assistere alle partite. Sì, infatti. E il comitato tecnico-scientifico pare che abbia bocciata questa cosa, quindi siamo veramente in una situazione che questi qui ormai comandano loro. Cioè, io non lo so, non riesco ad arrivarci onestamente a questa cosa. Poi io magari sbaglio io, però io credo che il lavoro vada garantito. Si è ricominciato a giocare, va garantito la presenza dei giornalisti allo stadio, perché è vero che uno dice ve la potete guardare alla televisione, ma allora che senso ha? Cioè, il calcio già è brutto così a vederlo alla televisione, almeno fammelo vivere lì allo stadio, che riesco a cogliere delle cose che alla televisione magari non colgo. Quindi io ripeto, non lo so, io questa cosa qua veramente mi rattrista molto, perché pensavo che arrivassimo prima, ecco, a una situazione diversa, però probabilmente sbaglio io. Allora andiamo invece noi avanti, ci portiamo sulla prossima giornata, questo Chievo-Spezia. Enrico, cosa ti aspetti? Beh, lo Spezia adesso avrà altre tre partite molto importanti. Uno, perché adesso arriva il Chievo, poi arriva subito dopo il Pisa, che non è un derby che potrà essere vissuto ovviamente dalla tifoseria come lo vivrebbe evidentemente, però è quella sconfitta del girone d'andata che ha lasciato più strascichi al mister italiano e a tutta la tifoseria, perché è stata una sconfitta incredibile. Lo Spezia era in vantaggio a 2 minuti dalla fine e poi ha perso 3-2. E, insomma, è ovvio che i giocatori, l'allenatore, il pubblico vuole vendicare questa sconfitta, e poi ci sarà la partita a Frosinone. Quindi queste tre prossime partite, a partire dal Chievo, uno scontro diretto, possiamo definirlo ancora una volta, col Chievo che ha giocato bene a Crotone, è riuscito a pareggiare negli ultimi minuti. Penso che sia una gara importante, una gara molto interessante. Il Chievo però in casa spesso e volentieri ha concesso, quindi lo Spezia, come sappiamo, gioca sempre per vincere. È una partita da vedere, vediamo cosa succede. Allora, noi ti ringraziamo come sempre, ci sentiamo martedì prossimo. Grazie Enrico Lazzi di Tele Liguria Sud. Ciao Enrico, ciao Enrico. Buon lavoro, ciao. Grazie. E passiamo ora invece ai colori nero-azzurri. Il Pisa riparte da Masucci. Claudio Leoni, possiamo dire prima della pubblicità, poi tanto lo riprenderemo anche dopo, un gol veramente eccezionale, soprattutto di sinistro. Sì, effettivamente Masucci negli ultimi periodi, anche prima del lockdown, è stato determinante in diverse situazioni. Il gol di Salerno è venuto al termine di una partita, la sua in modo particolare, di spessore, perché oltre a fare un gol che per conto mio è da attaccante vero, perché si è liberato dell'uomo, poi essendo un destro naturale ha provato anche a fuoriare, a calciare di sinistro e ha trovato un gol spettacolare. Vero. Ma subito dopo aveva pennellato una palla d'oro. Ma da casa, ricordiamo l'azione, Claudio, visto che abbiamo la fotografia dell'azione. Prende palla alla lunetta, si allarga sulla sinistra e tira una bomba veramente filata quasi nel set. Aveva anche
teoricamente Marconi in posizione di poter essere servito. Ha provato, ha visto la porta. Collo pieno, se non sbaglio. Di sinistro, l'ha messa all'incrocio dei pali. Ti dicevo, ma poco dopo ha fatto una pennellata a Vido che di testa l'ha messa fuori. A fil di palo. Sì, 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 se è vero. Molto probabilmente la stessa palla veniva servita a Marconi, sicuramente era gol, perché è una posizione che Marconi da quelle lì ha fatto diversi gol, non ultimi quelli di Trieste. Quindi diciamo Masucci, 36enne, diciamo, sembra che viva una seconda giovinezza. Eh sì, non male. E Marco Materazzi invece, questo Pisa, abbiamo detto una settimana scorsa, insomma, un grande presidente, parlavamo anche tra l'altro in macchina con mister Marmugio, un grande presidente, soprattutto una grande prestazione, possiamo dire, nei Nerazzurri a Salerno, che comunque ricordiamo a Salernitana di mezza Roma, vuole fare tutto per arrivare anche loro ai playoff. No, conferma il quanto di buono ormai sul Pisa si è detto. Il Pisa può avere, se no non si spiegherebbe la classifica, che ancora non è di quelle cristalline, perché è sempre, come dice il Presidente correttamente, specialmente quest'anno con due vittorie sei in paradiso e con due sconfitte sei normalmente all'inferno, però dimostra la bontà dell'impianto, una squadra che sa come giocare, che si muove, che ha un rendimento costante in casa e fuori, poi può perdere, può avere qualche passo falso, come purtroppo diciamo ha avuto nella fase precedente il lockdown. Non scordiamoci che se al Pisa, poi dice con il discorso di sede, ma vincerebbero i campionati di tutti, anche Materazzi come allenatore, e non, quindi ancora prima potremmo dire di ancora oggi il rammarico che ogni volta Lazzari ci dice della partita di Pisa, che è un rimpianto clamoroso, ebbero la palla con Ghiasi a portiere battuto di vincere la partita, non solo la pareggiarono ma poi la persero. Però il Pisa potrebbe dire delle due sconfitte nel derby con l'Empoli, sia a Pisa che a Empoli. Il gol clamoroso che gli ha messo dentro Di Gennaro. Ma il Pisa potrebbe essere davvero in una zona già quasi tranquilla e un occhio di riguardo per sognare ancora qualche cosa. È lì testimonianza di una squadra che ormai sa come muoversi, che ha alle spalle una società con la S maiuscola, e quindi penso sia una squadra che, nonostante la classifica corta, abbia tutti i crismi per dire, come ha detto Corrado, che tra qualche domenica potrebbe respirare con più tranquillità l'aria che si respira quando le sabbie mobili della zona bassa sono ormai lontane. Dopo questo intervento anche sul Pisa Calcio, che poi ne parleremo ampiamente, diamo la linea alla regia per un po' di pubblicità. E la tua nuova piscina, Mistral Piscine. Le Mistral Piscine presentano una gamma di modelli perfetti per la tua casa, il tuo spazio all'aperto, giardino o terrazzo. Mistral Piscine, a tua disposizione in via Boccardi 14 ad Agliana, Pistoia. Eccoci qua, nuovamente in diretta, Pianeta B, le bombe di Marco Morelli. Sì, intanto sono stati cambiati un paio di allenatori in Serie B. Il Cosenza ha un nuovo tecnico, si chiama Chiuzzi. La società Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica a Roberto Chiuzzi. Lui è un calciatore cresciuto nel Vivai dei Lupi, esordito giovanissimo in Serie B nella stagione 98-99. E lui praticamente è stato il secondo di sia di Beppe Pillone che di Piero Braglia. Nel frattempo Ascoli hanno generato, dopo due sconfitte consecutive, appunto, anche lì c'è una lunga questione. Sì. Prima Stellone,
Poi è arrivato Abascal, che era, allenava senza contratto. Sì, allenava già la Sudità Livorno dove vince 2-0 e ora invece il nuovo allenatore è arrivato Dionigi, Davide Dionigi. E lui è un, lui ha 46 anni e torna in Serie B dopo qualche esperienza breve. E l'ultima a Catanzaro è finita oltre 2 anni fa. Lui è il nuovo tecnico dell'Ascoli. E per quanto riguarda un calciatore, sembra che il Crotone, la mezzala Benalì, Amal Benalì sia a un passo dal Parma in Serie A. Insomma, la trattativa è in corso e lui tra pochi giorni sarà svincolato e fermerà un quadriennale appunto per tornare in Serie A con lo Sacrosanto del Parma. Hai anche gli squalificati? Sì, come ci sono anche gli squalificati di Serie B, infatti ci sono ben 11 calciatori squalificati per una giornata e venerdì non potranno giocare, sono appunto Asensio del Cosenza, Pasa del Pordenone, Pellizzè dell'Entella, Barberesi del Crotone, Capuano del Frosinone, Dezzi dell'Entella, Canute del Cosenza, Lombardi della Salernitana, Pagliarulo del Trapani, Strizzolo del Pordenone e Volta del Benevento. Questi sono i calciatori che venerdì non potranno scendere in campo. Allora, 11 calciatori squalificati, ma io volevo chiedere invece a Claudio Leoni. Claudio, insomma, tutta questa girandola di mister, poi ovviamente faccio un giro di là del parterre. Parto da te, Claudio. Ma voglio dire, anche questa situazione a Ascoli, a Livorno, tre allenatori c'è, ma che sta succedendo? Ma è la classica situazione di quando non c'è stabilità, non c'è società. Anche Ascoli so che hanno una serie di problematiche a livello societario, perché passi per fare una scommessa per conto mio anche positiva con Zanetti, che è un tecnico emergente, era partito addirittura bene perché le prime partite è stato anche in testa alla classifica. Poi sì, ha avuto qualche tentennamento, ma aveva una media tranquilla da super salvezza e l'hanno esonerato. Hanno preso un allenatore super stimato in categoria, perché Stellone ha vinto diversi campionati e le hanno un pochettino messo la croce addosso per diverse situazioni, l'hanno quasi costretto a dimettersi, lui non si è dimesso, poi l'hanno esonerato e poi in una situazione diventata critica hai affidato la squadra a un esordiente, un ragazzo di 30 anni che allenava la Primavera, diciamo che per conto mio non è nemmeno una scommessa, insomma è un rischio proprio di quelli che una società non può correre. Hanno perso 2 partite, si sono messi in una situazione diciamo estremamente critica, direi quasi sull'orlo del precipizio e ora cambi allenatore e prendi uno che negli ultimi anni ha fatto pochino a livello anche di risultati, quindi questo denota una poca stabilità societaria e molta confusione, come del resto è successo a Livorno, perché a Livorno più o meno sono passati da queste situazioni, ecco. Io credo Empoli. Che, sì, io credo che la società sia determinante per poter ottenere qualcosa. Se c'hai stabilità societaria, nel giro di poco tempo riesci a ottenere i risultati. Se navighi a vista è dura fare tutto, via. Allora, prima di intervenire nel parterre, sentiamo invece questo gradito ospite, è in viaggio ma si è fermato per parlare con noi, quindi diamo il benvenuto a mister Renzo Olivieri, che è il presidente dell'associazione AIC, ovvero allenatore di calcio. Ciao Renzo, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Grazie di partecipare con noi. Tra l'altro c'è un tuo allievo, lo chiamo allievo perché è mister Riccardo Marmugi, che ha fatto con te il corso. Poi c'è Claudio Leoni che parlava ora, lui era fin da tempi delle giovanili con Romeo Anconetani, e poi Marco Materassi, giornalista, e Marco Morelli, che sono qui con me. Quindi ti rubiamo proprio un po' di minuti. Innanzitutto però permetti di fare i complimenti, perché anche te sei arrivato in Serie B con il calcio femminile, sei un grande allenatore, allenato in Serie A, Serie B, ma soprattutto ora hai fatto questo nuovo progetto del calcio femminile a Pontedera, hai vinto il campionato e sei in Serie B, complimenti. Si diverte le ragazze, mi diverto io con loro e quindi direi una bella cosa fino a questo momento.
è un impegno grosso ora fare la Serie B, vediamo se ci riesce rinforzare un pochino la squadra, rimanendo però la stessa ossatura dello scorso anno. Eh sì, vediamo un po', ma hai in mente qualche cosa? Sicuramente sì. Sì, qualcosa cerchiamo, però noi abbiamo risorse ridotte come tutto il calcio femminile, e quindi abbiamo la necessità di trovare ragazze che hanno voglia di metterci entusiasmo. Noi siamo il massimo di quello che può essere il dilettantismo. Mister Riccardo Marmugi, abbiamo anche una foto mentre ti ascolta. Sì, ciao sì. Renzo, buonasera. Ciao Riccardo. Come ciao, stai? Ciao. Ci siamo sentiti l'altra settimana. Bene. Senti Renzo, ti volevo fare una domanda, o più che altro volevo sentire il tuo pensiero. In questi ultimi giorni si parla molto di questa situazione che ha sottolineato un allenatore, del palleggio della Juventus oltre la metà campo, che non porta i frutti e che magari noi siamo un pochino più abituati a vedere le ripartenze negli spazi. Qual è il tuo pensiero? Ma sa, la Juve si è trovata in difficoltà, per modo di dire, con attaccanti, per cui avendo in avanti non un riferimento fisso, riesce più difficile verticalizzare e quindi deve andare avanti palleggiando molto, ma che poi è una caratteristica anche del gioco di Fabri, questo di Sarri, questo fatto di muovere la palla di continuo. In questo momento la Juve è costretta a fare così perché non ha altro modo, tant'è che il primo attaccante poi alla fine tante volte risulta Dybala. Però è un giocatore che ci arriva lì, non è uno che ci sta, e in qualche momento si vede che la Juve può soffrire di questa situazione. Ho capito. Marco Materassi. È veramente un piacere avere il presidente Renzo Olivieri. Io che sono un amante del calcio lo ricordo tra gli allenatori più sanguigni che ho visto in panchina. Io sono un vecchio tifoso della Fiorentina, quindi so gli inizi di Renzo Olivieri su quella panchina. Non c'è mai venuto a Firenze, più di una volta c'era la voce che fosse il nostro allenatore e poi guarda caso il matrimonio non si è mai fatto, così come che ricordo ancora con piacere le sue scaramanzie, il cappotto blu, ma mi ricordo ancora bene, ma mi ricordo ancora meglio un campionato vinto dopo un rientro, dopo una squalifica che ai tempi di oggi sarebbe assurda per i fatti famosi col Modena, un allenatore che ha sempre coniugato bel calcio ma anche ottima la difesa. Il Modena di allora è ancora oggi il detentore dei record per i minor gol subiti con in porta Ballotta, un nome che in Toscana chiamassi Ballotta sarebbe già molto difficoltoso. E poi, poi il passaggio al Bologna con il famoso enigma di Baggio, ma anche lì Bologna invece giocava un calcio splendido. L'ultima cosa che dico è questa a Renzo Olivieri, che è un uomo che racconta sempre la verità. È una domanda che esula un po' dal calcio degli allenatori. Ma Renzo, ma cosa pensi se anche una volta a dicembre, per la quarta volta, Nicchi riprova a diventare presidente degli arbitri? Ma c'è qualcosa che non possano cambiare loro o lui c'ha qualcosa veramente che non può delegare? E l'ultima è questa. Altro che Renzo Olivieri potrebbe allenare le squadre femminili. Le leggende raccontano di uno dei più grandi playboy della storia del pallone. Questa è proprio una chicca, Renzo. Non mi sembra una trasmissione molto seria. Per quanto riguarda Nicchi non posso rispondere, anche perché io ho fatto 4 mandati, ne dovevo fare 2, non li ho voluti fare, specialmente il terzo sono stato costretto a farlo perché si era generata una situazione per cui tutti mi hanno detto cerca di rimanere, l'ho fatto volentieri, anche perché è difficile trovare persone che si impegnano nella nostra attività perché è tutto volontariato, quindi c'è bisogno anche di persone di una certa età e quindi non lo so cosa vuol fare Nicchi, è una cosa che non mi interessa. Io l'ho fatto, ripeto,
ho fatto 4 mandati, sono anche troppi, anche se le cose mi sembra che siano andate bene. E questa è la prima domanda che mi avevi fatto. La seconda domanda riguardava, no, non me la ricordo. La seconda riguardava il fatto che te hai sempre spaziato, nonostante la gente si ricordi soltanto gli episodi, da un grandissimo allenatore, perché hai coniugato a volte dove capitava la miglior difesa del campionato e a volte dove avevi i giocatori anche una squadra offensiva, come per dire è bravo l'allenatore che sa al meglio utilizzare i giocatori che ha in un mondo in cui è ci si quello, vede è ecco. Quello che cerco è quello che cerco di spiegare agli allenatori oggi, come faccio i corsi a Coverciano, quando dicono il mio modulo, dico guarda, non sei allenatore se hai il tuo modulo, ognuno può avere una preferenza, poi si deve adattare alle caratteristiche dei giocatori. Purtroppo qualche allenatore sbaglia, perché in qualche situazione dove c'è la necessità di essere più elastici ed essere un pochino più flessibili non ci riescono. C'è da dire una cosa, gli allenatori oggi sono molto più preparati confronto a noi e alla nostra generazione, perché hanno conoscenze tantissime. Quindi direi è una categoria che dal punto di vista delle conoscenze, specialmente gli allenatori italiani, che si potrebbe dire hanno una categoria a livelli altissimi. Eh sì. Posso fare un'altra domanda rapidissima? Prego. Renzo, ho partecipato 2 anni fa, mi sembra, 3 anni fa, feci un'intervista in Pineta a Fascetti, a Neno, quale mi disse, ma dice, se sei te contento di avere questo staff, c'è allenatore in prima, allenatore in seconda, analista tattico, analista dei portieri, in panchina mi giravo io, ero io e mi secondo. Ecco, te Renzo, su questi staff ormai numerosi, come la leggi? È una legge del calcio, del momento, è una moda, oppure come ai tempi tuoi prima e secondo bastavano? E Mazzarri poi l'ha dimostrato, ha carpito segreti e poi ha fatto una grande carriera, nonostante qualcuno ancora oggi lo contesti. No, oggi sono aumentate, ripeto, le conoscenze, soprattutto la specializzazione. Oggi c'è l'allenatore per la difesa, anche tante squadre a destra hanno l'allenatore per l'attacco. Si va in Olanda, nei settori giovanili hanno l'allenatore delle ali per allenare le ali, con le ali di ruolo hanno l'allenatore delle ali. È un po' un fatto di specializzazione. Noi ai tempi nostri, a vedere quello che succede oggi, eravamo molto più artigiani, ecco. Oggi io lo dico sempre, ragazzi, io insegno a voi, ma voi confronto a quando allenavo io ne sapete già 10 volte prima di cominciare. Sì, cioè, tutta... Noi avevamo un solo modo di giocare, il libero, dovevamo muovere. Oggi tante variazioni, tante cose, c'è bisogno di uno studio approfondito. Io te voglio fare anche un inciso però, Renzo, perché te, come ora sei il presidente, ho detto 4 mandato, come giustamente permette anche meritato per quanto riguarda il tuo ruolo all'interno appunto di Coverciano, però anche te sei nato calcisticamente nella Coiopelli, che guarda caso la Coiopelli poi ha espresso anche tantissimi altri allenatori, D'Arrigo, Favarin, Allegri, Caramelli. Spalletti, Caramelli, insomma una bella fucina partendo comunque dalla provincia di Pisa. Ascoltate, partendo dalla provincia di Pisa, ma c'era un po' di Livorno anche dentro. Ah, ecco. No, è bene essere chiari, perché il nostro allenatore è stato un calciatore del grande Livorno, quello del 39, Mario Zidaric, che è stato un grande calciatore a suo tempo e è stato anche un bel allenatore. Certo. Sì, ma infatti ho fatto due, perché Favarin e Zepa sono tutti di Lucca anche loro, capito? Però a quel tempo c'era Mario Brotini, che ogni volta mi piace comunque ricordare. Claudio Leoni, e poi c'è l'ultima cosa che ti voglio chiedere, Marco Morelli. Claudio Leoni.
Una cosa veloce, io sono stato 11 anni a Pisa, periodo di Arconetani, dal 90 fino a 2 anni prima del fallimento, e c'è stato un anno, non mi ricordo bene quale, che dovevi venire a allenare il Pisa, se non sbaglio. No, me l'aveva chiesto Arconetani. È una storia, storia vera. Viaggiavo in zona mia e mi era scaduta la patente da un anno e non me ne ero accorto. Mi ritirano la patente, vado a Vicenza in treno, dico come faccio, come faccio? Chiamo il Sor Romeo, dico Sor Romeo, mi è capitato questo. Dice passi da me e c'ha la patente la settimana dopo. Allora, passai, invece di darmi la patente, mi disse guardi, questo è il contratto suo per un altro anno. E allora dico Sor Romeo, guardi, no, perché insomma da quello che so, via, lei è uno che vuole comandare con su tutto, io sono un altro che voglio comandare, mi manda via al secondo giorno. E poi fu l'annata che il Pisa poi retrocesse agli spareggi, insomma all'inizio della fine del Pisa, che sì, perse la Serie B, io mi salvai con Vicenza, insomma fu. Però mi fece anche piacere perché insomma tornavo anche a allenare vicino a casa. Sì, mi ricordo perfettamente l'episodio. Marco Morelli, e poi ti liberiamo, Renzo. Buonasera, mister. Buonasera. Ciao. Senta, il calcio femminile sta prendendo sempre più voga anche qui in Toscana con l'Empoli, con la Fiorentina, vuole anche a Pontedera in Serie B. Ecco, che progetto sarà con il calcio a Pontedera in Serie B? Un progetto già nato con lei e con Daniele Azzini, che ora è a Cagliari. Ecco, un progetto avveniristico, appunto, un progetto che vuole portare il Pontedera magari fino alla Serie A? Allora, credo che sia già tanta la Serie B per noi, poi staremo a vedere, ma tra l'altro dobbiamo lottare per vedere se ci riesce di salvarci. Insomma, la Toscana ha due squadre in Serie A, essere arrivati noi alla Serie B, eravamo partiti dalla D, siamo andati in C, ora siamo andati in B, con un gruppo di ragazze brave, tra l'altro, però abbiamo da costruire, non di sana pianta, però tanto del settore giovanile, è una società che si sta muovendo in questo senso, per cui la speranza è proprio che si riesca a costruire un settore giovanile raccogliendo le ragazze e le bimbe della zona che hanno la voglia di cominciare a giocare a pallone. Siamo una società proprio oggi che ha fatto un accordo anche con l'Empoli, per cui quello che è stato un certo periodo anche fatto un pochino di concorrenza è venuta meno, perché ragazze che vengano da noi sono che hanno la possibilità in futuro di arrivare anche a Empoli, ragazze che sono a Empoli per crescere possono venire da noi, siamo contenti di tutto questo, è una società in movimento. Ho capito. Allora Renzo, io ti ringrazio veramente di cuore della tua partecipazione a Pianeta B, ti faccio nuovamente i complimenti per il raggiungimento dell'obiettivo. Un abbraccio a tutti. Grazie. Grazie Renzo. Buona pesca per le calzatrici. Eh? Arrivederci. Ciao, grazie a Renzo Olivieri, allenatore, ricordiamo, del vincente Pontedera calcio femminile, di cui se non sbaglio è presidente Maurizio Pantani. Marco, che ne pensi? Sì, è un progetto che era già partito qualche anno fa, sempre con Renzo. Leggo sì. Un messaggio al volo e poi rivediamo anche la classifica marcatori. E dico anche alla regia prepararsi ovviamente per la pubblicità. Oltre a vicende del Covid-19, oltre a Anastasi, di recente anche Corse e Perino Prati ci hanno lasciato in questo 2020 anno infame. Dal punto di vista tecnico Spinelli è un nobile decaduto, ma dal punto di vista amministrativo è sempre ineccepibile. Neanche un centesimo di deficit, il miglior bilancio d'Italia e del mondo.
Quindi secondo alcuni, per quanto riguarda il Livorno, che sono un classico esempio della legge, andrebbero ricoverati con gli amici di forza, non chiaramente i presenti di Pianeta B. Al limite si andrà in Serie C. Fabrizio da Castagneto Carducci. Sì, ma nessuno ha mai eccepito sui conti, i conti di Spinelli, che sono sempre stati perfetti. Ma il problema è che qualche volta, purtroppo, non tutti gli anni, sono stato 20 anni a Livorno, purtroppo qualche volta l'ha buttata lì fuori, investendo magari... No, ho visto anche con tuo zio il discorso dei diamanti... Ho mal consigliato, dando in mano... Ma tanto parleremo un po' del Livorno subito dopo il break pubblicitario. Classifica marcatori e poi andiamo pubblicità. Sì, classifica marcatori di Serie B, appunto, guida sempre con 17 reti IML del Perugia. Segue a 14 reti Pettinari del Trapani, che è stato riscattato l'altra settimana, con 13 reti Sivi del Crotone e Forte della Juve Stabia, a 12 reti Galano del Pescara, a 11 reti Diar del Cittadello, a 10 reti Marconi del Pisa, De Lucia dell'Entella e Diurice della Sanitana, con 9 reti appunto Viola del Benevento, e con Viola del Benevento, Mancuso dell'Empoli e Dionisi del Frosinone. Allora, questa è la classifica marcatori della Serie B. Ora linea Alessandro Baroni in regia, un po' di pubblicità. Per la tua nuova piscina, Mistral Piscine. Le Mistral Piscine presentano una gamma di modelli perfetti per la tua casa, il tuo spazio all'aperto, giardino o terrazzo. Mistral Piscine, a tua disposizione in via Boccardi 14 ad Agliana, Pistoia. Blocco pubblicitario, Marco, abbiamo, se non sbaglio, sì, i migliori della domenica. I migliori della domenica, appunto. Della domenica, noi diciamo sempre la domenica, anche se ormai la domenica non esiste più. A livello calcistico. Sì. Appunto, per il Pisa Masucci, per il Livorno Awa, il centrocampista arrivato dal Bari, per l'Empoli Fiamozzi e per lo Spezia Marchizza. Insomma, Fiamozzi e Riccardo Marmugi. Insomma... Maurizio, non voglio dare contro a Marco. No, Claudio, ma io, Riccardo, io infatti te l'ho appena detto il nome, t'ho subito io convocato. Riccardo, ho fatto fatica a trovare il migliore dell'Empoli, francamente. Ma guarda, forse il meno peggio. Sì, sono d'accordo con te, perché nessuno ha brillato. Guarda, dirò Tutino, nonostante tutto abbia giocato 10 minuti, sì, un quarto d'ora, perché perlomeno è entrato in campo e ha avuto degli strappi importanti che potevano creare qualcosa di realmente importante nei confronti. Poi il resto sono state delle prestazioni, direi, al di sotto della norma, con qui è Fiamozzi, il difensore centrale di cui non mi ricordo il nome, hanno commesso dei gravi errori nella lettura del gol, lo ripeto, andate a rivedere le immagini e vedrete in che situazione sono caduti. Prima di arrivare alla posizione del Livorno, parliamo un po' del Pisa, così ti amo anche Claudio Leone. Sì, infatti c'è stato oggi pomeriggio una notizia abbastanza, come si dice, tra virgolette, bomba. Infatti il portiere... Un'anteprima, possiamo dare un'anteprima. Sì, infatti il portiere Stefano Goli è passato a titolo definitivo alla Juventus. Di proprio due ore fa. Di due ore fa, appunto, a titolo definitivo. Addirittura a Pisa è andato il portiere giovane Leonardo Loria e potrebbe addirittura compiere il percorso inverso con il portiere sia il centrocampista Marius Marin e Samuele Blindelli. Claudio, oltre a questo parliamo un po' di Salernitana Pisa. Sì, sinceramente... Oltre a questo scoop di mercato importante. Sì, beh, questo va dato merito alla società per il lavoro fatto, perché Gori aveva ancora un anno di contratto, aveva un sacco di richieste da società anche di Serie A,
ma credo che insomma, approdare alla Juventus sia forse il massimo per un calciatore, anche se molto probabilmente poi la Juve lo dirotterà a una società di Serie A di fare un campionato magari importante. E niente, tornando un pochettino alla partita di Salerno, direi che una partita giocata a viso aperto, giocata per conto mio anche bene considerando il periodo in cui siamo rientrati in campo, un primo tempo sostanzialmente equilibrato con questa rete della Salernitana per conto mio un po' strana, perché diciamo non aveva creato quasi niente la Salernitana. Ha sfruttato una non punizione fischiata a favore di Marconi, che è stato spintonato al centrocampo, e da lì è venuto fuori l'azione della rete, che è venuta fuori sul cross da un rimpallo che ha toccato il Guke, è andato su Durk, come si chiama il centravanti, diciamo, ha battuto a colpo sicuro, insomma, quindi ha fatto rete. Secondo tempo, già al primo tempo il Pisa ha avuto la possibilità anche di riequilibrare il risultato, perché il portiere ha fatto un paio di interventi importanti, e secondo tempo, oltre alla rete di Masucci, c'è stata altre due o tre situazioni con Vido che ha sbagliato di pochi centimetri la mira. Però quello che conta per conto mio è che il Pisa, specialmente secondo tempo, ha giocato a calcio cercando di possibilmente riprendere l'intera posta in palio, e è stato per conto mio anche determinante i cinque cambi in cui D'Angelo era già abituato l'anno scorso, quindi anche a miscelare nei minuti giusti, e poi avendo sotto mano un gruppo diciamo molto molto unito, i cambi sono stati tutti cambi positivi, non c'è stato quello che è entrato e magari è entrato un pochettino un po' supponente, ecco. Tutti i cambi hanno dato il suo apporto per una crescita fino al 96esimo positiva, perché Pisa ha tenuto saldamente in mano le redini della partita per tutti i secondi 50 minuti. Certo. Nota positiva della gara è stato il rientro dopo 8 mesi di Varnier, che si era fatto male a Perugia nel girone d'andata, operate i legamenti, è stato messo in formazione dall'inizio da D'Angelo, quindi molto probabilmente aveva valutato tutte le condizioni fisiche e tecniche del giocatore, e direi che ha fatto una partita importante perché controllava il capocannoniere della Salernitana, quello che poi ha segnato anche la rete del vantaggio, non perché per colpa di Varnier, perché questa palla gli era venuta addosso da una deviazione, e poi è stato molto, molto bravo perché anche nelle uscite ha dimostrato personalità, quindi magari ti aspettavi il giocatore che magari con la paura diciamo di rientrare di lui magari questi palloni li volava via, invece gli anticipi, cercava di uscire con la palla, cercava l'appoggio, quindi un rientro importante, e credo sia un rientro che preluderà magari a una riconferma del prestito da parte dell'Atalanta, perché credo che il giocatore sia riconservato al Pisa anche per la prossima stagione. Speriamo, perché comunque è un ragazzo... No, un ragazzo che oltre che sfortunato... Esatto. Andare a Salerno, Claudio, e tenere in mano il secondo tempo in mano e fare la gara, cioè a Salerno non a è... A Salerno? Che, insomma... Salernitana veniva da sei partite consecutive vinte in casa. La dimostrazione che è una squadra che è in salute al di là della pandemia che c'è. Sicuramente. Che c'è un lavoro importante a monte fatto dall'allenatore. Sicuramente. A Marco Materassi invece volevo chiedere di questo Livorno, anche purtroppo, che ha perso nuovamente in casa 2-0, ci aveva provato con Ferrari un altro giocatore, ho visto un po' la sintesi, e poi se sei d'accordo con Awa, diciamo il meno peggio se non il migliore del Livorno. Del Livorno ormai onestamente c'è poco da dire, è un'annata che si trascina stancamente, come quando non vedi l'ora che finisca, e ora oltretutto anche a
stadio vuoto, semi vuoto, anche se purtroppo già da tempo l'Ardenza era Armando Picchi era abbandonata, perché insomma non è che il Livorno avesse avuto la possibilità di sollevare gli entusiasmi di una tifoseria delusa, stanca, polemica, e quindi è un calvario che continua. Dispiace per Filippini, tra l'altro, anche personaggio che con il gesto umano, personale delle lacrime durante il minuto di raccoglimento, toccato personalmente dalla scomparsa della mamma, la signora Terri, che non ha perso una partita dei gemelli seguendoli in ogni campo di Serie A e Serie B entrambi, e ricordandoci quindi, anche se era diverso purtroppo il divario d'età, la scomparsa da sola di Gattuso. Però Filippini è rimasto toccato, un allenatore che ha provato, anche nelle sue motivazioni, nelle scelte dei giocatori, ha dato una risposta da persona che sa cos'è il calcio, cioè la scelta di Luci o Viviani non insieme per non precludersi uno dei due eventualmente registi della squadra che ha dei cursori ma ha l'uomo che non fa palleggio. Poi purtroppo le scelte sono quelle che sono, cioè la partita di Viviani, dimostrazione di un acquisto sbagliato, di una perseveranza a provare a recuperarlo che cozza contro la logica. Il fallo da rigore è un fallo che si poteva evitare. E poi il solito Livorno, che ha avuto due palle gol sullo 0-0, ha fatto due ottimi interventi Paleari, scuola Inter, portiere Cittadella. Dopo il gol ha avuto un'altra bella palla gol del pareggio, però come prende uno schiaffo il Livorno ormai è rassegnato, e dopo 3 minuti ha preso il raddoppio e lì già è scesa nonostante l'ora solare la notte. Il Livorno, penso ora ci vorrebbe veramente un esame di coscienza, dire quello, e qui nessuno lo sa, che sarà il Livorno al 30 di agosto. Lasciano, riportano le chiavi, gestore esterno, direttore generale esterno, e fa con quello che c'è, quindi l'autofinanziamento è estremo. Allora, se questa domanda qui è legittima, muoversi per trovare un direttore sportivo che conosca la Serie C, fissare già fin d'ora il budget poco, tanto, risicato, non sempre chi più spende poi vince, e mi domando perché ancora oggi deve giocare Mazzeo, Bracken, e non devono giocare i ragazzi di Cannarsa che alla vigilia della sospensione erano in corsa per i playoff in primavera. Ecco, sono le domande quando si dice che a Pisa fanno calcio e qui non si fa più da anni, sono queste. Non importa se fare polemiche sui bilanci, nessuno contesta a Spinelli una gestione finanziaria, ha fatto complimenti, una gestione corretta e coerente, esatto, con quello che la piazza, esatto, esprime, perché Livorno esprime una piazza che da un punto di vista economico ormai è nettamente arretrata. I fasti di una volta sull'ambiente del portuale, le mezze industrie sono latenti. Però questo non vuol dire che se sei bravo in ragioneria a fare i conti, sei bravo anche a fare i temi dove parla al cuore. Ecco, questo è. Allora, se uno è stanco, ha tutti i diritti, certo, di lasciare. Però cerchiamo di fare le cose con, diciamo, con cognizione. Allora, scegliamoci un allenatore bravo. È Filippini anche per la Serie C, perché è motivato. Teniamo Filippini. Si spende 50.000 euro perché di più non se ne può mettere. C'è gente che, girando per i campi di Serie D, andando accanto anche alla cugina Polivorno, si fa una squadra che può puntare a un campionato dignitoso. Proprio a fare calcio. Certo. Fare calcio. Ieri, per esempio, a Spezia, 7,5, 7 di media, Bartolomei, che 4-5 anni fa giocava nella Massese. Ma infatti che Marco, sono queste le cose che vanno dette, sono Marco, queste le cose che vanno dette. Non sei più preso un giocatore dalle squadre vicine, dalla Serie C, non importa comprare il giocatore affermato. Questo non vuol dire fare calcio. Uno che decide, uno che sceglie e uno che gira. Io mi auguro che tra i presenti ci sia quello che potrebbe portare a Livorno un nome in qualche periferia, non noto ma prospettico. È l'augurio che faccio, non faccio nomi, però potrebbe essere già il cambio di passo per il Livorno. Il Vabbè, resto poi il nome però ce lo dici, eh? Sì, il resto è così. E te vivicchi. Ora vai a Juve Stabia, che è arrabbiata, sì, che ha perso male, e quindi l'ennesimo venerdì di passione. Cioè, non vedo l'ora che il campionato finisca. Però ecco, c'è un barlume, perseguiamolo. Un piano B,
lascio, non lascio. Si può anche giocare con meno soldi e meno risorse, però mettiamo ai posti giusti gli uomini giusti. Invece chi fa una politica sui giovani, e questo bisogna darne atto perché ha vinto anche tanti campionati italiani primavera e non solo, anche come allievi nazionale, è l'Empoli Calcio. Ci colleghiamo, quindi è già collegato tra l'altro il corrispondente della Gazzetta dello Sport, Giacomo Cioni. Ciao Giacomo. Ciao Maurizio, buonasera. Abbiamo ciao. Affrontato ampiamente Spezia-Empoli sia con mister Marmugi che è qui con noi, ma anche con Enrico Lazzi di Tele Liguria Sud, il tuo punto di vista, e poi parliamo ovviamente di cosa succede venerdì che arriva la capolista Benevento. Allora, tornando a Spezia, che dire, una partita non bella, sicuramente meglio lo Spezia, e meritatamente poi hanno trovato anche questo bel gol evitabilissimo da parte dell'Empoli, però insomma una sconfitta ci poteva stare. Stando un pochino più attenti, l'Empoli poteva tornare dal picco con un punticino che avrebbe fatto sicuramente più morale e soprattutto avrebbe consentito di non partire in questo post-Covid con una sconfitta per una squadra che, lo ricordiamo, punta diretta play-off. C'è grande voglia di capitalizzare i vari investimenti fatti sia in estate sia in inverno da parte del presidente Corsi. Adesso arriva il Benevento, e il Benevento che viene a Empoli sostanzialmente per far festa, c'è poco da fare. Rischiano, tra virgolette, rischiano di passare in Serie A anche con una sconfitta, quindi secondo me sarà una partita vera, vorranno tornare a Benevento già promossi, se lo meritano, però insomma, c'è un Empoli che o riprende. Ricordo che l'Empoli nelle 8 partite di questo post-Covid ne giocherà 5 fuori e 3 in casa. Una fuori l'ha già bruciata con una sconfitta, ha 3 gare difficilissime in casa, perché abbiamo Benevento, Frosinone e Entella all'ultima. Quindi insomma non è un calendario semplicissimo per gli azzurri, e detto fra di noi, se vogliono ambire ai playoff e magari ad arrivarci anche a una posizione discreta, e devono vincerle sostanzialmente tutte, o sicuramente, diciamo così, non perderle più nessuna. Non sarà semplice. È certo così. E un'altra cosa, parlavamo tecnicamente con mister Marmugi, se te lo può ripetere il suo punto di vista sul gol preso tecnicamente, Riccardo. Ma sai, ormai è tutta la sera che vabbè, si è dovuto, c'è un altro interlocutore che lui scrive proprio dell'Empoli, quindi è un attento osservatore. Certo, ma Giacomo ha già espresso un po' il pensiero, ha sottolineato la cattiva interpretazione della squadra, soprattutto del reparto difensivo, ma anche dell'aiuto dei due centrocampisti, in quel caso, che erano nelle vicinanze del possessore palla, quindi della cattiva interpretazione, della lettura sbagliata della situazione, soprattutto, Giacomo, della dislocazione che due giocatori, il difensore centrale e l'esterno destro, avevano in quella lettura di situazione, che ha permesso allo Spezia di creare quel filtrante dentro. E poi fuorigioco, non fuorigioco, quello è un altro tipo di concetto, però la squadra, la fase difensiva l'ha fatta veramente male, Giacomo, in quel caso. Sì, assolutamente. Io ho avuto modo di parlare con uno dei giocatori, e probabilmente con il Benevento si torna a 4-3-3, con lo Spezia sono stati fatti diversi esperimenti. Devo essere sincero, anche la gestione di Marino non è piaciuta, perché poteva cambiare prima, poteva dare, insomma, si vedeva che la squadra non girava come doveva girare. È anche vero che sostanzialmente per tutte le squadre questi 3 mesi di stop sono un unicum nella storia del calcio, perché tutti i giocatori fra precampionato, fra ritiro, stare 3 mesi senza calcio non credo sia mai esistito nella storia delle federazioni mondiali, no? Quindi c'è questo, si giocava alle 5:30, e anche quello secondo me ha voluto dire, perché l'Empoli sta facendo una preparazione proprio in vista di puntare a finire a metà agosto possibilmente, non a fine luglio, e quindi sicuramente non era la squadra che abbiamo visto nell'ultima parte della prima parte del campionato, diciamo così. C'è un dubbio la Mantia per il Benevento, la Mantia che probabilmente avrebbe iniziato dal primo minuto, perché inizierà a fare anche un discreto turnover Marino, ha tantissimi giocatori e questo è positivo in questo periodo,
però è anche vero che poi non riesce a dare quei punti di riferimento ai giocatori. Comunque la mantiene in dubbio, Frattesi uno dei più positivi a mio modo di vedere, giocatore che è prontissimo anche per ritornare alla Roma, ricordiamolo che è del Sassuolo ma la Roma ha un diritto di recompra di 12 milioni, un ragazzo di cui sentiremo parlare secondo me nei prossimi 10 anni anche a livello di nazionale maggiore. Sì, ma lui volevo sapere, quindi, ma è del 99 Frattesi? O il 2000? Mi cogli impreparato. Mi sembrava così. Allora, dici proprio 1x2 Empoli Benevento. Ti dico X perché la vedo come il Benevento è troppo superiore e credo che potrà bastargli un pareggio. Va bene. Poi vediamo. L'Empoli ha i giocatori in grado di cambiare la partita in 5 minuti, da Ciciretti a Mancuso a Tutino alla Mantia, se starà bene. I giocatori ci sono e sarebbero stati da promozione. Però è andata così, ricordiamo che siamo col terzo allenatore della stagione, dopo Bucchi e Muzzi, apprezzatissimo dal mio amico Maurizio. Sì. Tra l'altro, guarda, Marco Morelli mi ha fatto notare, è nato Frattesi il 22 settembre 1999, il 22 settembre, se non sbaglio, è San Maurizio, quindi c'è anche un'affinità. Cosa, visto? Abbiamo chiuso il cerchio. Grazie a Giacomo Scioni, corrispondente della Gazzetta dello Sport, ti leggeremo sicuramente sabato. Ciao Maurizio, un saluto ai tuoi ospiti. Ciao, grazie a Giacomo Scioni. Due bombe Marco Morelli, prossimo turno e poi siamo in chiusura. Sì, infatti intanto il Chievo Verona ha riscattato a titolo definitivo dalla Dinamo di Zagabria il portiere Semper, Adrian Semper. Lui appunto ha firmato un contratto fino al 2024. A mercato. Sì. Per quanto riguarda lo Spezia, e come si parlava prima appunto con Marco, ha definito l'acquisto dalla Serie C di Luis Maldonado, è un centrocampista del 96, in arrivo dall'Arzignano Valchiampo. Ecco, questo vuol dire averci osservatori. Come ha fatto Messias a Crotone, giusto? Infatti, Riccardo? No? Esatto. Dicevo appunto anche a Marco che il fratello di Bartolomei, per esempio, gioca nella Lucchese, certo. Lui è giovane, è un terzino, anche lui io l'ho visto giocare, farebbe comodissimo a Livorno. Tutto stando a cercare i giocatori in queste categorie minori. Arrighini a Pontedera, quindi comunque facciamo un applauso anche a Paolo Giovannini, che sta facendo un ottimo lavoro. Maurizio, prego. Maurizio, scusami, è un tema che ormai da mesi noi ne parliamo certo. In trasmissione. Ma è giusto riparlare tutte le volte quando serve, certo, Riccardo. Cioè, se lavori e vai alla ricerca, trovi dei calciatori Bravo. In grado anche nelle categorie inferiori che possono. Certamente va scovato la struttura giusta di un calciatore certo. sul quale puoi investirci sotto tutti gli aspetti, a cominciare dall'aspetto fisico, cioè intravedere nel calciatore anche in una categoria di eccellenza le qualità e le possibilità non solo tecniche ma anche fisiche e umane per poter portare poi un calciatore a fare il professionista. Però devi girare, devi conoscere, devi avere la conoscenza. Sì. Marco, altre bombe, poi voglio fare una domanda a loro tre, però una cosa tecnica. Per quanto riguarda appunto Pobega, che è del Milan, ora è in prestito a Pordenone, è sotto osservazione sia dall'Udinese che dal Crotone. Che lui sta facendo un buonissimo campionato. Ottimo proprio. No, volevo fare proprio un giro veloce prima della chiusura, vedendo un po' la classifica e i risultati che sono accaduti, ho visto che questo Trapani, abbiamo parlato prima, ha pareggiato qui, ha pareggiato a Empoli, ha pareggiato lì, e questo Frosinone che ha pareggiato 0-0 a Trapani. Se il Frosinone vinceva, aveva 2 punti in più ed era secondo in classifica a pari punti con il Crotone, che ha pareggiato anche il Crotone. Riccardo, parto da te, ma cioè, può incidere secondo te psicologicamente sulla squadra questo risultato? Ricordiamo, il Trapani è a 25 punti, penultimo in classifica. E i problemi societari pure che sappiamo. Certo, sì, può incidere, però io credo che, e l'ho detto all'inizio della trasmissione, questa ripartenza è una ripartenza difficile nel campionato di Serie B. Una
un intervallo troppo lungo, troppo devastante, troppo dal punto di vista emotivo difficile da assorbire, da ricostruire dal punto di vista fisico, morale, di gruppo, di spiriti. Per cui non mi ha sorpreso che alcuni risultati non siano venuti fuori in maniera diversa, ecco. Per cui certamente può incidere, questo sì, perché la differenza della classifica, esatto, di un Frosinone e di un Trapani non è che l'assorbi volentieri, ma ripeto, io credo che con grande umiltà un allenatore in questo caso qui deve analizzare bene il perché certi risultati non sono venuti. È troppo presto, se ci fosse una successione di risultati negativi, beh, allora la domanda si... E infatti potrebbe, cioè, te l'ho chiesto proprio per questo, perché diventa anche problematico per il proseguo. Claudio Leoni in merito, prego. Ma niente, già la Serie B è particolare in questo senso, perché si diceva anche in inizio trasmissione, spesso si verifica che una squadra magari dell'ultima posizione, ultime posizioni, riesce a battere una delle prime in classifica, perché è un po' il cliché della categoria. Poi chiaramente questa interruzione che è più lunga dell'interruzione abituale che c'è fra la fine di un campionato e l'inizio dell'altro campionato, e per di più in un momento in cui la stagione va verso il caldo, quindi chiaramente ci possono essere situazioni anche anomale, situazioni in cui qualche squadra può non avere gli stessi ritmi o le stesse applicazioni tecniche che ci aveva prima dell'interruzione. Marco Materassi? Ma io ho una mia teoria e qui la dico. Come dissi che la partita della svolta per lo Spezia fu quella vittoria a Pescara, stiamo attenti al Trapani. Trapani che tutti danno per penultima, giustamente è quella lì. Io non vorrei che il Trapani con Castori, che tutti bistrattano, sì, sì, nonostante, faccia il miracolo. E vedo molto peggio l'Ascoli. Lo dico ora che siamo a 8. 7 punti di differenza. Sì, io stranamente non so come mai Cioni dice che mancano 8 partite. Ne mancava 10 domenica, ne manca 9 ora. Sono 5 fuori casa e 4 in casa per l'Empoli, che ha un calendario però alla portata. Perché ha tutte partite con Ascoli, Venezia. Ecco, il Trapani ha fatto un pareggio a Empoli, giocando benissimo, sì, ha stracciato 1-1. Lentella, ha giocato da pari a pari con Frosinone. Il Trapani potrebbe essere una squadra che di qui alla fine del campionato potrebbe fare i play-out, detta oggi, e poi posso sbagliare, però stiamo attenti a questa squadra che Castori ha fatto più di una volta il colpo grosso di salvare le squadre impossibili. Però credo che 7 punti sono tanti. Sì, sì, no, sull'Ascoli sono certo. Tanti, poi c'è una mannaia su questa società, sì, perché hanno già preso un punto penalizzazione. È il rischio che abbiano qualche altro punto, perché se risulta in questi ultimi 2 mesi che i pagamenti degli stipendi vecchi non sono stati, ci riappenalizzazioni, quindi è una lotta contro i mulini a vento lì. È già meno uno. Bombe di Marco Morelli, l'ultime 3, poi vediamo il prossimo turno. Sì, infatti lo Spezia annunciato appunto di aver esercitato l'opzione di riscatto per l'acquisto di Delano Burgzorg. Lui è dell'Eracle Salmeno, si sta rimuovendo sempre lo Spezia, cercando di rinforzarsi anche per il prossimo anno. Mentre il Brescia vorrebbe che riparterà il club cittadino, riparterà da Diego Lopez in panchina, vorrebbe appunto, è partito per l'assalto di Italiano Ragazzo del Cagliari, insomma, lui. Poi c'era anche un discorso su Stefano Goli e il Pisa, che però poi è andato alla Juventus. Mentre la Regina appunto è nuova promossa in Serie B, è nel mirino il centrocampista Carriero e il terzino sinistro Donnarumma, entrambi giocano nel Monopoli. Sul Monza c'è niente? Perché sul sai, Monza, il Monza Gagliani, sì, si sta muovendo, sarà il prossimo. Sì, sì, Monza intanto, nel Monza milita Paletta, lui è un ex, certo, appunto milanista, ha giocato anche nel nazionale. E sembra il discorso aperto di Gagliani che insomma si dovrebbe fare un colpo a 90 cercando di far venire a Monza sia Ibrahimovic che Kaká, ma sono proprio fantacalcio. Vabbè, vediamo fantacalcio. Vediamo invece il prossimo turno.
Sì, queste giocheranno appunto venerdì ora. Trapani-Pordenone è appunto venerdì alle 18. Poi alle 21 Chievo-Venezia, Cremonese-Cosenza, Empoli-Benevento, Frosinone-Cittadella, Juve-Stabia-Livorno, Perugia-Crotone, Pisa-Pescara, Entella-Salernitana e Venezia-Ascoli. E questo appunto è il prossimo turno di venerdì 26 giugno. Partiamo per Empoli-Benevento, Riccardo Marmugi. Ma io penso che sia una partita che si chiuderà con un pareggio, un X, perché per un motivo per l'Empoli, per un motivo per il Benevento, non credo si vada alla ricerca di altre strade. Il Pisa riceve il Pescara. Claudio Leoni. È una partita che chiaramente bisogna cercare di vincere in tutti i modi, per conto mio per due motivi. Prima, perché a Pescara si disputò forse, se non la peggiore, una delle peggiori partite della gestione di D'Angelo in Serie B, e poi perché l'eventuale vittoria ci porterebbe sopra il Pescara stesso, quindi una situazione diciamo di apparente tranquillità in vista della partita di Spezia, che chiaramente ti diventerebbe una partita in cui te la puoi giocare a viso aperto e quel che viene viene, perché non avresti più grossi assilli diciamo da guardarti dietro. Quindi andare a Spezia con fra virgolette un po' di tranquillità e costringere lo Spezia a dover fare la partita per vincere, magari fare come all'andata che poi prende i golletti alla fine, via. Secondo che tipo di risultati, andare anche dalla parte sinistra della classifica, almeno della certo, cosa. Certo, se psicologicamente è importante anche questo. E poi vai a fare il colpo a Spezia, chissà. Vedi un'altra ottica. Chissà. E invece questo Juve stava arrabbiato di mister Casetta contro il Livorno di Filippini, Marco Materassi. Ci vuole coraggio a dire che c'è una speranza di fare il risultato positivo. Poi il calcio regala le sorprese. Basta sapere che il Livorno, quest'anno disastrato, ha vinto a Chievo, che era la sua bestia nera da sempre. E quindi, però, io sulla carta, dopo anche la sconfitta piuttosto brutta, a sentire i commenti della Juve Stabia domenica scorsa, presumo che venerdì il Livorno troverà nuovamente il disco rosso per muovere questa classifica che è già pesantemente brutta. Chievo Spezia, Marco Morelli, te lo chiedo a te invece. Sì, io penso che lo Spezia cercherà di portare a casa tre punti, anche se il Chievo viene da un ottimo pareggio a Crotone, squadra arcoscorbutica, difficile, fa giocare male. Sì, ma è importante anche capire bene questo Spezia di italiano, che è una controprova molto importante. Ma dovrebbe entrare anche un paio di giocatori, io penso che lo Spezia riuscirà a farsi i suoi tre punti. Bene, siamo in chiusura, quindi vorrei veramente ringraziare tutti voi che ci avete seguito, ma soprattutto mister Riccardo Marmugi. Grazie a voi, una buona sera a tutti gli spettatori. Claudio Leoni. Buonasera a tutti e ci vediamo la prossima settimana. Marco Materassi. Grazie per la pazienza e do l'anteprima. Riccardo Marmugi, detto The Watcher, l'osservatore. Stiamo attenti a dove potrà essere nei campi quest'anno molto vicini alla nostra città. Vediamo, non mai dire mai, non so cos'è, però vediamo. Si è portato cosa. Bene a tutti, a Aglietti, si è portato bene a Casetta, esatto. Porteremo bene a Cipriani e a Marmugi. Vediamo cosa accadrà. Marco Morelli. Sì, buonasera a tutti, è stato un piacere, ci vediamo martedì prossimo. Un ringraziamento particolare a tutta la redazione sportiva di Telecentro 2, ma soprattutto al nostro regista Alessandro Baroni. Grazie Ale. Quindi da Maurizio Zini è veramente tutto. Ci vediamo martedì prossimo. Ciao!